Il 30 novembre e il 1 dicembre del 2021 si è svolta in Chiavenna un'attività formativa alla quale hanno partecipato il personale dell'Arma dei Carabinieri e delle Polizie Cantonali Svizzere, con la finalità di organizzare nell'immediato futuro dei servizi di pattugliamento congiunto da svolgere nei territori che si trovano a cavallo delle due frontiere, italiana e svizzera. Hanno partecipato all'attività formativa carabinieri dei quattro comandi provinciali di Sondrio, Como, Varese e Bolzano, personale delle polizie cantonali dei cantoni Ticino e Grigioni, con la collaborazione di personale del centro di cooperazione di polizia e dogana di Chiasso e ancora dell'amministrazione federale delle dogane svizzere. L'attività formativa trova il proprio corretto inquadramento giuridico nell'ambito di un accordo internazionale stipulato nel 2013 fra l'Italia e la Svizzera, volto proprio a favorire la cooperazione di polizia e doganale fra i due paesi, e nel quale si inquadrano naturalmente le politiche dell'Arma dei Carabinieri che da anni favorisce la cooperazione internazionale di polizia al fine di prevenire quelle che sono le dinamiche sempre più transnazionali della criminalità. All'apertura dei lavori erano presenti il signor prefetto di Sondrio e il sindaco di Chiavenna. Durante i 2 giorni di lavoro, che hanno visto lo svolgersi di sessioni formative sia teoriche sia pratiche, il personale che vi ha preso parte ha avuto modo di sviluppare una conoscenza reciproca e di amalgamare le proprie procedure operative in maniera da svolgere più efficacemente il lavoro congiunto che si svolgerà nell'immediato futuro. Colgo l'occasione per ringraziare le autorità che hanno partecipato all'evento e a tutto il personale che ha preso parte all'attività formativa. In particolare desidero ringraziare la città di Chiavenna e il suo sindaco che hanno regalato ai partecipanti anche 2 giorni di sereno soggiorno.